L'euro potrebbe sparire e potrebbe tornare la lira. Se anche resta un'ipotesi, è un tema di cui si torna a parlare in queste settimane proprio a causa della grave crisi economica che sta colpendo l'Europa intera. La moneta unica, l'euro, sta mangiando l'economia di tutti i paesi dove è stata presentata, approvata ed ora utilizzata. L'euro sta attraversando la crisi più profonda dalla sua nascita e le tasche degli italiani sono sempre più povere. Noi prima potevamo, con uno stipendio di un milione e mezzo, potevamo vivere benissimo. Oggi con 1.100, 1.200 euro non si arriva neanche al giorno 15. La spesa è raddoppiata, i commercianti si sono adeguati ai prezzi, quindi mentre una cosa prima costava, per dire, un paio di jeans 50 euro, oggi costa 120 euro. Tutto è triplicato. L'euro ha impoverito gli italiani? Molto, decisamente sì. Se si tornerebbe alla lira, io non so come si... sicuramente staremmo molto meglio. Quando c'è stata l'emissione dell'euro, si diceva che se non veniva l'euro ci finiva come l'Argentina. Attrarre delle deduzioni non è molto semplice, ma ritengo che nel contesto finanziario, con la globalizzazione, è meglio che rimaniamo così. L'euro ha impoverito le tasche degli italiani? È da parecchio tempo, direi io. Da quando è entrata, non c'è stato nessun controllo da parte di nessuno, di nessun governo, di nessun politico che abbia controllato il commercio, le attività e i vari aumenti che ci sono stati purtroppo. Quindi le pensioni sono rimaste quelle che sono e gli stipendi altrettanto, quindi ci stiamo impoverendo. In un paese come l'Italia, in cui si è sempre pensato che l'entrata dell'euro avesse cambiato in peggio la situazione economica delle famiglie, questa è un'occasione in più per tornare a parlare della lira e di quanto le cose sarebbero diverse ora se il bel paese avesse mantenuto la sua moneta storica. Da quando l'euro è stato introdotto, infatti, non si è parlato d'altro se non di un ritorno alla lira, ma sembra che da qualche tempo a questa parte, a pensarci, non ci siano solo le famiglie ma anche le banche stesse. E se davvero nel 2012 dovesse tornare la lira? No, assolutamente, ma non per ragioni di cuore, perché se ognuno di noi dovesse ragionare col cuore vorremmo ritornare alla lira, perché con la lira, come si dice, si stava meglio, come dicono tutti. Il problema è che siamo ormai in un sistema europeo e non possiamo ritornare indietro, perché ci sarebbero svalutazioni, ci sarebbero, diciamo, delle ripercussioni da un punto di vista finanziario ed economico che sicuramente ci danneggerebbero. E non lo so con quale sistema si potrebbe mantenere la lira, però, perché la lira già vale un quarto di quello che era allora, no? Quindi l'euro, cioè non so fino a che punto si potrebbe recuperare la lira. Favorevole al ritorno della lira? Penso proprio di sì, anche perché almeno per quello che ricordo io, sicuramente qualcosa in tasca mi rimaneva, ora completamente niente, sono completamente... cioè non c'è più il controllo per quanto riguarda il sistema finanziario, non c'è completamente controllo. Sì, sono molto favorevole, perché io, come tutte le persone, abbiamo notato che da quando l'euro è entrato ci ha impoveriti a tutti, che poi questa crisi che ora entrerà in Italia darà la botta finale.